Allora, sono qui con Luca Maris, ok? Mio amico, è produttore, cantatore napoletano. Tu sei stato ospite da Barbara D'Urso, Giusta. ho visto, perché praticamente ti è successa una cosa. Raccontala tu. Diciamo che all'età di 3 anni, per un bacino avariato, andata male, andai in coma per 6 mesi e da allora, diciamo, ho vissuto una storia un po' particolare. Ho visto questo passaggio, diciamo, questo trapasso tra la vita fisica e la vita spirituale. Cioè, tu sei andato nell'aldilà. Sì, io sono entrato in questa, chiamiamolo porta. Diciamo, il trapasso alla fine è un qualcosa che tu passi tra la vita fisica e la vita spirituale. Sono passato nella luce, ti senti come sospeso nell'aria, vedi una luce bianca, forte, bellissima, una pace, una serenità immensa. È solo che poi sono stato rimandato nella vita fisica. Cioè, tu hai fatto 6 mesi così. 6 mesi così. La cosa che è più scioccante è che io vedevo il mio corpo, cioè io vedevo il mio corpo sul letto dell'ospedale quando ho fatto questo trapasso. E oltre a Barbara D'Urso, sei stato ospite in qualche altra trasmissione televisiva su questo discorso dell'aldilà? Sì, su Mistero, su Italia 1, Daniele Gullà, attraverso delle immagini mie, fece delle sperimentazioni e vide che dietro di me c'erano delle immagini molto molto particolari che mi seguivano e mi stavano vicino, delle immagini che secondo lui erano immagini riconducibili a qualcosa di spirituale, a qualcosa che appartenesse a qualcosa di diverso, all'immenso, Te diciamo posso così. fare una domanda? Da dubbioso e da chi È ovviamente è scettico, da chi è è scettico, da chi ti giusto. pone magari delle domande che comunque si Ma è fanno. normale essere scettici su chi non ha vissuto queste Giustamente, esperienze. giustamente Lo io ti faccio. sarei anch'io se non avessi Allora, vissuto ma queste uno ti esperienze. potrebbe chiedere, ma tu come fai a ricordarti oggi quello che è successo quando avevi 3 anni? E questa è la mia domanda che magari molti si pongono. Perché sono eventi così talmente importanti come il fatto di vedere il tuo corpo sul letto e quindi i tuoi occhi si staccano dal corpo, vedi il corpo sul letto e fai il trapasso, vai verso questa luce. Quindi è normale che queste sono cose che nella normalità non le vedi, no? Cioè, ma quindi tu mi dici che c'è una luce? Sì, una luce forte, immensa, No, non bella. come ci raccontano noi che sono le tenebre. Calme. Allora, io non so se esistono le tenebre, sicuramente qualcosa oltre la luce ci sarà Ma tu sei sicuramente. credente? Molto, da allora sì, cioè da allora ancora di più, quindi proprio Ah. perché ho fatto questa esperienza. Però io rispetto tutte le religioni e tutti i punti di vista, ci mancherebbe. C'è qualcuno ti ha preso in giro per questa storia o ti dicono questo è pazzo, questo è e poi ti faccio un'altra domanda. Hai trovato gente che è stata in coma per mesi come te e ha avuto un'esperienza simile? Uguale, tutti quelli che sono stati in coma ti diranno le solite cose: il trapasso, la luce, una pace immensa, essere sospesi nell'aria. Comunque, perché alla fine è quello, l'aldilà, quello che c'è dopo. Quindi, no, non mi hanno preso mai in giro, mi hanno solo sempre detto, chi non è credente o chi non crede in queste cose, che avevano un punto di vista diverso e io l'ho accettato perché è giusto, ognuno ha una sua idea, Tu un suo quando punto sei di vista. stato in questa fase e eri attaccato, sentivi quello che c'avevi da parte delle persone, non so, i tuoi genitori, non lo so chi ti veniva a trovare. Sì, i miei genitori mi mettevano la musica di sottofondo, io ascoltavo la musica. Cioè, tu capivi? Ascoltavo la musica, quindi mi arrivava il messaggio di ciò che ascoltavo, anche quando mi parlavano. E ti sei ripreso dopo 6 mesi? Dopo 6 mesi, però la cosa più determinante è che ascoltavo mentre i miei occhi erano da un'altra parte, la luce dei miei occhi erano da un'altra parte. Però stare 6 mesi fermi in un letto, vabbè, che eri bambino, quando ti sei svegliato poi hai avuto dei problemi,
motori, non lo so, perché stai sarei no, fermi. Dopo ho avuto delle trasfusioni di sangue, ho avuto tutto un processo di, diciamo, di riabilitazione, non è che ti riprendi da un giorno all'altro. Sì, 6 mesi fermo in un letto. Sì, comunque ho avuto tutta una serie di vabbè, hai avuto la fortuna che avevi 3 anni. Sì, sì, alla perché fine se stai il fermo, recupero è molto stato... Perché se stai fermo a 50 anni, 6 mesi in un letto, mi sa che... No. Ti si fermano tutti gli arti. C'è voluto qualche mese, però dopo mi sono ripreso. Però tu ti sei ricordato tutta questa esperienza? Ancora oggi sono come delle immagini, delle sequenze che non puoi dimenticare. Ci sono cose che non assolutamente te li porti dentro fino a quando finirà questo percorso della vita. Ti ringrazio, Luca.